La carenza di pioggia e le temperature alte per la stagione testimoniano una situazione anomala che va a pregiudicare la già grave situazione agricola e agrumicola in particolare del territorio etneo. Oltre alla forza maggiore dei mutamenti climatici, trapela una distrazione rispetto alle esigenze di questi produttori da parte della politica, dalla mancanza di tutela per i prodotti tipici alla mancanza di rifornimenti di acqua adeguati. Problemi si profilano nell'ambito del consorzio di bonifica, problemi che graveranno inesorabilmente sugli agricoltori. L'Indipendente di Sicilia ha sentito degli esperti che ci spiegano le conseguenze dell'attuale situazione, gli agronomi Agostino Borzì e Salvatore Fallica. Abbiamo due tipologie di problemi. Primo, la mancanza di acqua per le scarse precipitazioni e poi le temperature eccessivamente elevate. Un po' tutte le coltivazioni risentono di questa situazione anomala. Abbiamo infatti problemi sia per la maturazione delle arance, che quest'anno è stata notevolmente ritardata a causa della mancanza di freddo, che è quello che fa maturare le arance e le rende particolarmente dolci, così come tutti i prodotti di questa stagione. Potremmo avere anche problemi di produzione anche sulle produzioni dell'anno prossimo, perché gli agrumi potrebbero risvegliarsi precocemente e poi delle gelate nel periodo primaverile potrebbero compromettere la produzione dell'anno prossimo. I fruttiferi, ad esempio, che hanno un certo fabbisogno di ore di freddo nel periodo invernale, non essendoci state temperature basse, potrebbero avere dei problemi di induzione a fiore e quindi potrebbero produrre in maniera limitata rispetto alla normalità. C'è un progressivo aumento delle temperature a livello globale, quindi non è un problema sicuramente soltanto nostro, e poi una progressiva riduzione delle precipitazioni nel periodo invernale e una tendenza alla tropicalizzazione del clima. Questo non ci può cogliere impreparati, bisogna organizzarsi. Noi al solito ci pensiamo un po' tardi, dobbiamo mettere cioè le nostre aziende agricole nelle condizioni di poter superare queste difficoltà, e questo può avvenire soltanto con una razionale gestione dell'acqua, che è il bene principale. Ma a livello di consorzio di bonifica pare che ci siano dei problemi proprio organizzativi per prendere quest'acqua e poi distribuirla in modo tale che possa essere utilizzata. Sì, questa siccità compromette notevolmente la capacità di emungimento dei nostri pozzi, che qui molto spesso hanno delle portate limitate a causa della riduzione delle precipitazioni e della presenza di neve sull'Etna, che è la nostra principale fonte di approvvigionamento. È un problema però relativo questo, nel senso che rispetto ad altre zone del globo terrestre in cui le precipitazioni sono molto più limitate e si riesce ugualmente a fare agricoltura, qui da noi le precipitazioni sono sufficienti normalmente per soddisfare le nostre esigenze. Bisogna semplicemente rendere efficiente la rete di distribuzione che è gestita dal consorzio e soprattutto rendere efficienti e in grado di contenere l'acqua piovana le nostre dighe, gli invasi che normalmente si trovano nelle zone interne della Sicilia, soprattutto nella provincia di Enna. Da questo punto di vista la situazione è molto drammatica, perché da un lato il consorzio di bonifica si trova nelle condizioni di non poter operare per problemi di carattere economico. Ricordo che il consorzio di bonifica sta avendo grossi problemi a causa di un articolo di una legge regionale che prevede la progressiva riduzione delle quote regionali per il mantenimento di tutti i consorzi siciliani fino al 2020, anno in cui scomparirà completamente l'apporto regionale per il mantenimento dei consorzi. Questo cosa significa? Che le spese consortili dovrebbero gravare interamente sui nostri produttori, e questo è assolutamente impossibile, anche perché sappiamo che negli anni i consorzi sono stati gestiti in maniera tra virgolette politica più che tecnica, e quindi molto spesso sono sovradimensionati come numero di dipendenti, e quindi i costi di distribuzione dell'acqua sono notevolmente elevati, quindi questi non possono sicuramente gravare interamente sui nostri agricoltori. Il problema ancora più grave è quello legato anche alla capacità di invaso delle nostre dighe, perché a causa dei mancati interventi di ristrutturazione e di manutenzione che non si effettuano da decenni, purtroppo la capacità di invaso delle dighe è notevolmente limitata. Posso fare un esempio: già a partire da questa settimana pare che l'Enel, che gestisce appunto le dighe, abbia dato l'ordine di riversare al fiume e quindi poi a mare l'acqua che giunge nell'invaso di Regalbuto, che è la diga Pozzillo, quella su cui la maggior parte dei nostri agrumeti
vigneti attinge. Questo perché? Perché i mancati interventi di manutenzione hanno fatto sì che le autorità preposte, le autorità di vigilanza, hanno ridotto la capacità di invaso dagli originari 150 milioni di metri cubi agli attuali 50 milioni. Quindi stiamo parlando che è addirittura un terzo di quella che è la capacità potenziale di invaso della diga. Questo significa che se l'anno scorso, bene o male, i nostri agricoltori sono riusciti ad avere l'acqua fino al mese di settembre, quest'anno ci sarà a disposizione, se la situazione permane questa, non più di una ventina di giorni di acqua di distribuzione. Quindi questo significa perdere totalmente la produzione. Quindi a un'annata disastrosa da un punto di vista commerciale come quella di quest'anno si potrebbe aggiungere un'annata di perdite totali per mancanza del bene più prezioso, che è l'acqua. Ci troviamo in pieno inverno, ma purtroppo le temperature, come possiamo constatare, sono assolutamente primaverili. Questo chiaramente va un po' ad alterare quella che è la situazione agrumicola attuale. E quali conseguenze ci possono essere oggi e anche poi per i frutti che ci saranno il prossimo anno? Allora, sicuramente è un danno per i frutti allo stato attuale, quindi per la campagna agrumicola attuale. Perché? Perché la mancanza di acqua, dovuta soprattutto all'assenza di piogge di questo periodo, porta a un danno commerciale del frutto, perché il frutto, parlando semplicemente, si asciuga di acqua, non avendo il rifornimento da parte della pianta. Quindi un ulteriore danno per gli agrumicoltori del nostro territorio di Paternò, che con già i danni che ci sono e i problemi di commercializzazione, quindi è un danno enorme economico per questi nostri agricoltori, che sono costretti ogni anno ad avere un problema in più. Le cosiddette condotte che dovrebbero portare acqua in campagna sono vuote, oppure utilizzate male, e quindi non c'è un aiuto agli agricoltori per poter sopperire. Chi ha un laghetto artificiale di raccolta personale può sopperire, ma chi non ha deve subire, deve guardare passivamente i frutti che si danneggiano. Tutto inizia comunque da una mancanza di poca tutela, diciamo, rispetto a quelli che sono i prodotti nostrani. E oggi si parlava anche del problema dei pomodori di Pachino, per esempio, perché c'è sempre questa concorrenza del Marocco. Per quanto riguarda le arance, questo problema si è manifestato già parecchio tempo fa, ma nulla si sta facendo, insomma, per ritornare un po' indietro. È recentissimo l'accordo per far entrare 35.000 tonnellate di olio da parte proveniente dal Nord Africa. Ora, non abbiamo niente contro chi produce olio dalle altre parti, però voglio dire, io importo olio o importo agrumi se quelli miei finiscono, e quindi devo passare ad altri per mangiare, per commercializzare. Invece qua ogni anno c'è un'importazione, un'entrata di prodotti esteri senza che i nostri vengano venduti, quindi è un problema grosso. Tra l'altro, gli accordi internazionali prevedono delle clausole di salvaguardia. Cosa significa? Significa che se io devo importare prodotti dall'estero, devo capire quali sono le conseguenze per il nostro territorio, quali sono le conseguenze per i nostri agricoltori, e le clausole servono a difendere gli interessi dei nostri produttori a vantaggio dei loro prodotti, e quindi contro questa importazione selvaggia di prodotti dall'estero che serve ad arricchire solo pochi e non sicuramente i nostri produttori.